Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come all'inizio del mese vi andrò a consigliare i manga da prendere nel mese in questione, e in questo caso maggio 2022. Siamo già arrivati a metà dell'anno. Questo mese è fondamentale perché ci sono delle nuove uscite interessantissime e ci sono anche delle nuove edizioni, anche queste estremamente importanti. In questo video vi andrò a consigliare un totale di 7 manga e direi di partire subito dalle nuove uscite. Partiamo col botto: Star Comics ci presenterà finalmente A Sign of Affection, manga shoujo in corso ancora in Giappone, arrivato a 6 volumi. Il primo volume uscirà il 25 maggio, uscirà con edizione standard e uscirà anche un'edizione speciale invece con un notebook. Prezzo per entrambe di 5,50€. Vi ricordo che l'edizione col notebook sarà disponibile solamente per la prima tiratura di quello che è uno dei manga shoujo più attesi in Italia in questo momento, ed è anche uno dei manga shoujo che va meglio in Giappone. Tant'è che proprio i librai giapponesi lo consigliano sempre come manga shoujo da leggere proprio per il pubblico nipponico. È un manga iniziato in Giappone nel 2019 e la storia ruota intorno a questi due personaggi universitari, dove la nostra protagonista femminile Yuki è sorda fin dalla nascita, incontrerà invece il nostro protagonista maschile, che sa parlare invece tre lingue ma non sa parlare invece quella dei segni. Come faranno i due a capirsi? Dalle recensioni che ho letto all'estero ne parlano davvero tutti benissimo, tant'è che molte persone lo mettono anche tra i migliori manga shoujo in corso in questo momento. Ho tantissime aspettative e faccio passare anche i disegni dell'autrice, realizzati davvero bene, hanno il loro tratto, sono particolari, hanno la loro identità. Sumo Rishita ha davvero un tratto stupendo, forse a livello di originalità della storia è una cosa comunque già vista, però secondo me ha tutto il potenziale per offrirci una storia che può prendere anche una strada diversa rispetto a quello a cui siamo abituati. E sempre rimanendo in tema shoujo, questa volta passiamo invece a Planet Manga, che ci porterà in Italia Naimaki Zakari. Non sappiamo ancora la data effettiva di uscita, però dovrebbe uscire ovviamente in questo maggio. Vi ricordo che in Giappone è un manga concluso, serializzato dal 2013 e concluso invece nel 2021. Forse a livello di incipit è un pochino banale, perché narra della relazione tra un ragazzo molto alto e invece una ragazza abbastanza bassa, cose che comunque abbiamo già rivisto in tante opere, però anche le recensioni in questa volta che ho letto all'estero ne parlano bene. È un manga che riesce ad esplodere andando avanti nei volumi. E vi ricordo che verrà portato da Planet Manga al prezzo di 7 euro a volume, che non è un prezzo per niente basso. Infatti non so in quante persone effettivamente lo prenderanno. Io ovviamente ve lo consiglio anche per supportare il target dei manga shoujo, è importantissimo farlo, così che in futuro potremo avere delle ristampe, magari delle nuove edizioni di altri manga che tuttora stiamo inseguendo e che non si trovano più. I disegni non sono per niente male, vi faccio passare magari qualche tavola. Secondo me è un manga shoujo a cui si ci può puntare. Fatemi sapere se lo prenderete nei commenti. Mentre adesso cambiamo un pochino target e passiamo allo shonen. Questa volta passiamo a J-Pop, che porterà l'11 maggio Smile Down the Runway. Costo di 6,50€ a volume, manga già concluso in Giappone per un totale di 22 volumi. Iniziato nel 2017 e concluso nel 2021. È un manga slice of life di questa ragazza che punta a diventare una modella super affermata. Secondo me, anche per chi cerca un titolo slice of life un pochino più tranquillo, su questo ci si può puntare, anche perché è un manga concluso. C'è anche la stagione dell'anime per chi volesse vederlo, per farsi così un'idea su quello che può offrire quest'opera. Io sicuramente prenderò il primo volume anche per farmi un'idea in questo caso. Io non ho visto l'anime, ma i disegni mi sembrano abbastanza carini del manga. Vi faccio passare magari qualche tavola. Manga scritto e disegnato da Kotoba Inoya, e questo finora è l'unico manga che ha realizzato. Ha debuttato proprio con quest'opera e chissà se in futuro magari inizierà a pubblicare qualche altro manga. L'edizione che ci porterà J-Pop credo che sia quella classica. È un titolo che è stato annunciato a Luca Comics del 2021 e finalmente anche questo sbarca qui in Italia. So che molti di voi anche lo stanno attendendo, quindi vediamo come sarà. Se qualcuno ha già visto l'anime o magari ha già letto il manga e mi vuole lasciare il suo parere nei commenti, può benissimo farlo. Mentre ora passiamo invece alle nuove edizioni che verranno proposte in questo maggio e quelle che vi consiglio. Iniziamo da quella di Tsubakicho Lonely Planet, manga di Mika Yamamori, autrice shoujo affermatissima, di cui uscirà anche a giugno un manga che molti di voi stanno aspettando. Comunque questa nuova edizione
edizione di Tsubaki Cho Lonely Planet, a differenza della prima edizione uscita in Italia, avrà una sovracopertina e sotto la sovracopertina ci sarà sempre un'illustrazione a colori. Uscirà il 25 maggio al prezzo di 5,50€ a volume. Il manga si concluderà sempre con 14 volumi, attenzione, cosa molto importante, quindi non sarà un'edizione 2 in 1, non sarà un'edizione con più pagine, ma è solamente un'edizione migliore. Sono molto contento che Planet Manga l'abbia portata qui in Italia, perché Tsubaki Cho Lonely Planet nella prima edizione non si trova più, era molto difficile da reperire. Ed è un titolo che a me mi ha sempre interessato tantissimo, perché trovo la storia, almeno l'incipit della storia, davvero originale. Dato che la nostra protagonista è costretta e viene cacciata di casa per i debiti del padre, e sarà così costretta a sopravvivere con l'aiuto di alcuni conoscenti. Sarà qui che incontrerà uno scrittore, perché lei diventerà proprio una donna di pulizie per questo scrittore. In Giappone è un manga andato benissimo e credo che lo sia anche qui in Italia, perché se no Star Comics non ci avrebbe portato una nuova edizione. I disegni di Mika Yamamori sono bellissimi, ogni volta che faccio passare qualche tavola del manga c'è poco da dire. Una delle autrici secondo me in questo momento dello shoujo con i disegni più belli in assoluto. Vi ricordo che in Giappone è stato serializzato tra 2015 e concluso nel 2019, questo lo consiglio assolutamente perché non è un manga estremamente lungo, si conclude con i giusti volumi, non è neanche corto e può essere davvero una lettura che può incontrare il gusto di più lettori, quindi questo per ora tra i manga che vi ho consigliato in questo video quello che vi vado più a consigliare in assoluto. E chiudiamo adesso il target shoujo, perché sì, questo mese usciranno tantissimi manga shoujo, incredibile, non l'avrei mai detto. Comunque ancora per Star Comics uscirà Saint Tail, la nuova edizione. Ve l'ho già parlato in altri video, quindi non mi andrò a dilungare troppo, doveva uscire 2 mesi fa ma purtroppo non è stato così. Questa diciamo che è solamente una notizia per tutte le persone che mi scrivevano ogni volta che fine ha fatto Saint Tail. Sì, uscirà in questo maggio. Uscirà il 18 maggio al prezzo di 8€ a volume, per quello che è un manga comunque iconico nel target shoujo. In Italia non lo vedevamo da ben 25 anni, tant'è che al tempo era stato pubblicato sulla collana Amici. Serviva proprio una nuova edizione per questo manga delle Magical Girl. E arriviamo alle ultime due nuove edizioni che vi consiglio maggiormente di questo maggio. La prima anche io la sto attendendo tantissimo, perché uscirà la nuova edizione di Eden. Manga seinen leggendario uscirà in una nuova edizione davvero incredibile, dal prezzo di 24€ a volume. Prezzo altissimo che sarà sicuramente fuori portata per moltissime persone purtroppo. Sarà proposto in un'edizione cartonata e avrà circa 520 pagine. L'edizione originale di Eden, la prima edizione, aveva 18 volumi. Questa, se ho capito bene, ne avrà un totale di 9. Purtroppo non abbiamo ancora la data effettiva di quando verrà pubblicata, in che giorno di maggio verrà pubblicata, però anche questa era uscita sul Direct e c'era scritto che usciva proprio a maggio. Vi ricordo che Eden viene classificato come uno dei migliori manga seinen di sempre. È un manga di Hiroki Endo, scritto tra 1998 e concluso nel 2008 in Giappone. Per chi volesse anche qualche storia un pochino più complessa, Eden è da prendere assolutamente. Anch'io sono molto curioso di vedere come sarà questa nuova edizione. E per concludere questo video sui manga di maggio abbiamo la nuova edizione che più anche voi state aspettando. Lo so, è quella di Dragon Ball, la Ultimate Edition. Esce quindi l'ennesima edizione qui in Italia di Dragon Ball. Uscirà il 18 maggio al prezzo di 15€ a volume. Non credo che Dragon Ball abbia bisogno di alcuna presentazione e credo che anche ormai tutti praticamente lo avete nella vostra collezione. Questa sarà comunque un'edizione di lusso che va a riprendere il design della Perfect Edition uscita un pochino di anni fa. Infatti va a riprendere proprio quella grafica. Ci saranno anche i testi ancora aggiornati per quello che è possibile. Saranno un totale di 34 volumi, quindi non saranno pochi, al prezzo di 15€ a volume. Non so quanto in Italia ce ne fosse bisogno di un'altra edizione di Dragon Ball. C'era anche la Color che era uscita da poco tempo, c'è l'Evergreen anche che si trova tutta, che secondo me è una buonissima edizione. Fatemi sapere voi se la prenderete e se per voi c'era il bisogno di portarla qui in Italia. Vi ricordo che questa Ultimate Edition avrà delle illustrazioni speciali a colori che furono realizzate per la prima pubblicazione di Dragon Ball sulla rivista giapponese. Credo che anche in questo caso Star Comics ci abbia fatto un'edizione per farci avvicinare ancora più possibile al Giappone. Io non so se la prenderò, ad essere onesto, perché ho già l'Evergreen. Magari prenderò il primo volume e poi deciderò. Sicuramente, conoscendo Star Comics, sarà un'edizione fantastica. Quindi per questo video è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti anche quali sono i manga che più voi state aspettando di questo maggio. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, lascia un commento e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video.